Amici e amiche della Big Family, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TV6 Needs. Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già. Oggi, ragazzi, ragazze, è il tempo della maglia, puntata 2, subito dopo la sigla. Valentina, Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Cari amici, care amiche, eccoci qua per il secondo della serie di questi video e poi chissà che magari non ne arrivi qualcun altro a seconda dei vostri commenti. Ma prima di iniziare, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo subito, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati su quello che pubblico e se poi vorrete lasciare un cuoricino, un commento e vorrete condividere questo video coram populo affinché il verbo della maglia si sparga nel mondo e la Big Family diventi sempre più bella e più grande, sappiate che mi date davvero una mano grandissima. Se poi volete seguirmi anche su Facebook, sulla pagina oppure nel gruppone della Big Family, su Instagram e su TikTok, sappiate che sarò ancora più contenta. Su Ravel ritrovate tutti i miei modelli e i miei libri che se volete potete acquistare, ma anche gratuitamente, appunto con un cuoricino e un commento, mi aiutate tantissimo e quindi grazie. Addentriamoci, ragazze, nella seconda puntata. Nella prima puntata abbiamo parlato quindi delle diverse velocità della maglia. In questa seconda puntata io vorrei analizzare, parlare con voi di un commento che una di voi mi ha lasciato un po' di tempo fa e mi ha fatto davvero molto riflettere. Io ho voluto pensare molto approfonditamente a questo discorso e proprio fare un video dedicato. Come vedrete, c'è sempre il discorso del tempo. Leggo direttamente dal cellulare. Questa persona dice: mi sembra di essere lentissima, di impiegare un tempo enorme per portare avanti un progetto a maglia, mi sto scoraggiando, lavoro a questo maglione già da 20 giorni, sono appena sotto lo scalfo. Quanto tempo voi impiegate per realizzare un maglione? Premetto che io sono una taglia un po' abbondante. Io ho trovato questo commento molto interessante anche perché è un discorso che viene fuori con una certa regolarità. Ovvero, quanto tempo si impiega per un maglione? La risposta non c'è, non esiste un tempo minimo massimo per un maglione. Ci sono persone che terminano un maglione complicatissimo in 20 giorni, ci sono persone che ci impiegano 6 mesi, anni. Qual è il tempo giusto, il tempo corretto? Non esiste. Perché? Perché non è una gara, cioè quando noi incominciamo a lavorare un maglione, dovremmo tener presente che questo è una cosa che noi facciamo per piacere, è una cosa che noi facciamo per provare un senso di soddisfazione noi, per fare qualcosa con le nostre mani. Ognuno di noi può avere le sue motivazioni per incominciare un lavoro a maglia. Generalmente non è la necessità, capite? Cioè noi possiamo trovare fuori di qua dei maglioni estremamente economici e quindi non abbiamo bisogno di lavorare a maglia per vestirci. Questo penso di poterlo dire abbastanza tranquillamente, insomma, il lavorare a maglia è naturalmente nato da una necessità di vestire se stessi e la propria famiglia e poi magari di vendere questo prodotto, ma oggi come oggi non è quello che ci spinge ad iniziare un lavoro a maglia. Certamente potrebbe essere una motivazione quella di avere un capo da indossare che non sia omologato alle tendenze della moda, quindi avere una cosa diversa che ci distingua e che faccia esprimere la nostra personalità, il nostro modo di vedere la moda, il nostro modo di vestire più creativo, più personale, più attento al non consumare spasmodicamente la moda fast fashion, per esempio, no? Lavorando con lentezza ci riappropriamo di quello che è la vera natura del vestirci, ovvero una cosa fatta con attenzione, con ricercatezza dei particolari.
particolari, usando anche dei materiali pregiati o naturali, insomma stando anche attenti all'ambiente. Ci sono altre persone invece che prendono il lavorare a maglia come effettivamente un passatempo, perché piace proprio il movimento delle mani. Lo si fa come una specie di yoga, di meditazione. E in più abbiamo poi prodotto un oggetto finito che ci riempie di soddisfazione. Nella maglia noi possiamo trovare una realizzazione di noi stesse. Io sono proprio l'esempio di questa cosa, no? Ho sempre raccontato che attraverso la maglia io ho un pochettino riscoperto quella che ero io stessa dopo una serie di fallimenti, per esempio. È un modo anche per tenerci impegnate durante le giornate o le serate, per non annoiarci, e anche socializzazione, trovare in altre persone appassionate come noi una comunità che ci capisce, con la quale confrontarci e che ci sostiene. Insomma, tutti questi sono solamente alcuni dei motivi per cui una persona lavora a maglia. Per cui, come vedete, da nessuna parte c'è scritto che i capi che noi realizziamo devono essere realizzati il prima possibile. Il capo deve essere realizzato il prima possibile se lo si fa di mestiere, naturalmente. Io, lavorando come knit designer, è chiaro che prima realizzo un capo e ovviamente prima riuscirò anche poi a venderlo, ma persone come me sono veramente molto molto rare. La grandissima maggioranza lavora a maglia semplicemente per piacere, e così deve essere. Quindi non deve essere assolutamente una gara, e cerchiamo anche di domandarci: perché io mi chiedo in quanto tempo devo finire questo maglione? La maglia non dovrebbe essere fonte di ansia da prestazione, dovrebbe appunto essere una gioia e un piacere. Ecco perché questo discorso si ricollega in un certo senso con quello dell'altra puntata. Noi non abbiamo un tempo massimo entro il quale dobbiamo finire di lavorare, perché il nostro maglione, il nostro berrettino, le nostre calze non escono di moda il prossimo anno. Questo maglione, questo berrettino, queste calze ci accompagneranno nei lunghi anni a venire, e per noi saranno sempre di moda, perché noi non seguiamo la moda commerciale, la moda industriale, la moda fuori dal nostro mondo della maglia. La nostra moda, cioè la moda del mondo della maglia, cambia molto più lentamente, quindi noi avremo tutto il tempo del mondo per finire il maglione e indossarlo. Se però voi pensate che questa cosa potrebbe essere un piccolo ostacolo nel vostro piacere di lavorare a maglia, io vi suggerisco un piccolo trucchetto. Io, per esempio, essendo una persona anche un po' ansiosa, all'inizio cosa facevo? Lavoravo i capi invernali in estate e i capi estivi d'inverno. Questo perché? Perché avevo più tempo a mia disposizione per terminarli, e li avrei terminati, nella mia testa naturalmente, in tempo per la stagione nella quale li avrei voluti sfoggiare. Credo che, per esempio, questo piccolo trucchetto potrebbe dare un aiuto alle persone un pochettino più ansiose, che hanno il senso del tempo che li pressa e che li tampina in maniera così pressante. Cosa ne dite voi, ragazze, di quello di cui abbiamo parlato oggi? Avreste qualcosa da aggiungere o qualcosa da domandare? Scrivetemelo qua sotto, così magari facciamo una puntata numero 3 del tempo della maglia, ecco, secondo i vostri commenti. Basta, adesso io smetto di parlare, corro a sferruzzare, invito anche voi a fare altrettanto, ma mi raccomando, sempre belle, rilassate e gioiose e felici di lavorare a maglia, perché è una cosa bellissima. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!